Ciao ragazzi, qui Francesco Giardino, siamo tornati oggi sul canale di Fotoema, come al solito, per una nuovissima recensione. Oggi mi vedete con il microfono in mano per massimizzare la nostra qualità audio. Un po' podcast oggi, un po' podcast. Seguiamo il processo attuato da Sony di graduale aggiornamento della sua serie premium, la G-Master, che sta vivendo una nuova vita, con nuove declinazioni e una seconda generazione. Dopo aver provato e testato con mano il 7200 e il 2470 G-Master 2, oggi tocca un grande classico. Sto parlando del 1635 F2.8. Riuscirà a stupirci? Dopo 6 anni, Sony riprende in mano il suo 1635 G-Master per declinarlo in una nuova forma. Cambia praticamente tutto. Un nuovo schema ottico, nuovi motori di autofocus e soprattutto un form factor completamente differente dal precedente, che riconosciamo essere un po' spartano per i tempi odierni. Siamo dinanzi allo zoom grandangolare più compatto della sua categoria. Sony vanta di aver ridotto del 20% il peso rispetto alla generazione precedente senza sacrificare il form factor e il touch and feel estremamente premium che caratterizza la gamma G-Master. Infatti abbiamo una scelta dei materiali veramente, ma veramente interessante, con un mix estremamente bilanciato di metallo e plastiche di prima scelta. Oltre ad essere un obiettivo completamente tropicalizzato per quanto riguarda la costruzione, solida e affidabile, abbiamo una nuovissima lente con rivestimento al fluoro frontale che lo protegge ulteriormente da schizzi d'acqua e impronte digitali, proprio per andare a tutelare le nostre immagini. Rispetto al predecessore, che come detto precedentemente era piuttosto spoglio e spartano per quanto riguarda i controlli manuali presenti sul corpo, qui c'è una vera e propria rivoluzione. Innanzitutto abbiamo una ghiera dei diaframmi manuali, che ha addirittura la possibilità di iris lock con un apposito switch, di essere decliccata con un altro switch e soprattutto di essere forzata in AMOD, praticamente in automatico, in modo tale da permettere alla camera di decidere arbitrariamente quale diaframma scegliere, per mantenere sempre al top la nostra ripresa. E proprio questa ghiera decliccabile farà le fortune dei videomakers che si approcciano a questo obiettivo, garantendo delle transizioni per quanto riguarda la luminosità e soprattutto il controllo dello sfocato praticamente morbidissime. Inoltre guadagniamo un secondo tasto funzione programmabile da menu rispetto alla generazione precedente che ne aveva uno solo, che torna particolarmente utile quando giriamo in verticale, facilmente raggiungibile. Il lavoro svolto sull'aggiornamento dello schema ottico di questo obiettivo va a premiare il contenimento delle aberrazioni cromatiche e soprattutto dei flare interni, grazie all'adozione di nuovi elementi ED e Super ED che vanno proprio a contenere queste problematiche ottiche. Ma le sorprese non finiscono qui, in quanto Sony, come sul resto della serie G-Master, anche su questo 1635 ha applicato il floating focus, ovvero un blocco effettivo degli elementi che non sono in mediana, quindi sono tutti fermi tranne quelli al centro dello schema, garantendo una maggiore risoluzione lungo tutta la superficie del sensore. Cosa significa? Significa sostanzialmente addio alle perdite di dettaglio lungo i bordi, cosa che farà le fortune di tutti quei fotografi dediti all'architettura e al paesaggio. Inoltre, l'aggiornamento dei motori autofocus, che passano dall'essere 2 piezoelettrici a 4 direct drive, stravolge completamente le performance di questo obiettivo, andandolo ad allineare con gli aggiornamenti e l'avanzare della tecnologia dei corpi Sony di ultima generazione. Tutto ciò non fa nient'altro che andare a centrare ulteriormente la mission della serie G-Master, ovvero quella di obiettivi premium, dalla resa spettacolare e dalle performance di altissimo profilo. Infatti l'autofocus, è inutile che siamo qua a dircelo, in casa Sony ci hanno sempre abituato bene, non avremo mai un'incertezza, mai un ghosting, mai una perdita improvvisa e repentina del focus. Oltre all'aggiornamento dell'autofocus, che risulta essere incredibilmente performante rispetto al predecessore, abbiamo anche la piena compatibilità con la compensazione del focus breathing, una feature che troviamo sui corpi macchina di ultima generazione, che ritorna molto utile quando andiamo a scattare o girare a diverse distanze di messa a fuoco. Pertanto questa lente, in accoppiata con corpi come le nuove A7C2, A7CR e soprattutto ZV1, risulta essere veramente azzeccata. Complice l'aggiornamento degli elementi interni, ci troviamo dinanzi allo stato dell'arte per quanto riguarda la resa ottica, ovviamente in pieno stile G-Master. Non a caso parliamo di obiettivi top di gamma, il fiore all'occhiello del colosso giapponese. Questo 1635 infatti non è assolutamente da meno.
L'altissima nitidezza fino ai bordi, la compensazione del focus breathing, la resistenza a flare e controluce lo rendono praticamente devastante e senza reali competitor, sia per quanto riguarda l'effettiva resa della nostra immagine finale, sia per quanto riguarda obiettivi magari di terze parti per Bayonetta e Mount che cercano di avvicinarsi a un'escursione focale del genere. Rimane un obiettivo praticamente unico. Graditissima la riduzione dai 30 ai 20 cm di distanza di messa a fuoco minima, che ci consente di avvicinarci ulteriormente ai nostri soggetti, garantendoci dei nuovi punti di vista che possono espandere le nostre prospettive creative. Videograficamente parlando, avendo provato questa lente molto a fondo sia su A7IV che su FX3, posso dire che i miglioramenti ci sono e si sentono. Ho praticamente parcheggiato tutte le lenti grandangolari, sia fisse che variabili, che mi trovo nel corredo. Perché siamo dinanzi, come detto, a un qualcosa di totale. La leggerezza unica, i controlli presenti sul corpo, facilmente raggiungibili ed estremamente intuitivi, la nitidezza che praticamente lo rende una vera e propria lama, sono un cocktail letale per un videomaker. Letale, specialmente con la ghiera dei diaframmi che mancava sul modello precedente e con le performance autofocus migliorate. Questa lente, ragazzi, non perde un colpo su camere di alto livello di casa Sony. Che si giri a mano libera o che si bilanci su uno stabilizzatore, non avremo mai quella sensazione di scomodità che almeno una volta con qualche obiettivo non proprio top tutti quanti abbiamo provato sul lavoro. Utilizzare questo obiettivo in ambito video è veramente, ma veramente un piacere. E le immagini che ci regala sono davvero di un altro livello. Giungiamo alle nostre considerazioni finali, ma questa volta urge fare chiarezza su un topic fondamentale. Sappiamo che l'aggiornamento c'è, lo si vede, lo si sente, è palese. Ma vale la pena pensionare la generazione precedente per prendere questo? Dipende, ragazzi, dipende dalla destinazione d'uso finale di questo obiettivo nel vostro flusso di lavoro. Infatti, lato foto non abbiamo chissà quali cambiamenti rivoluzionari. Certo, c'è un aumento della risoluzione, l'obiettivo rende inevitabilmente meglio delle macchine di ultima generazione, ma non abbiamo chissà quale miracolo rispetto a un obiettivo validissimo e top di gamma come il precedente. Parliamo di due lenti ultra premium. Ovviamente sono passati 6 anni, ma come dicevo, lato foto non si urla al miracolo, non c'è qualcosa di groundbreaking, come direbbero oltremanica. Il miglioramento effettivo lo abbiamo lato video, dove c'è il vero balzo in avanti, quello brutale, la ciccia, l'autofocus migliorato che non perde un colpo, la compensazione del focus breathing e soprattutto la ghiera dei diaframmi decliccabile. Pertanto, prima di premere il grilletto ed effettuare questo aggiornamento, pensate bene a cosa dovete farci con questo obiettivo. Se siete dei videomakers, l'aggiornamento è da fare. Se siete dei fotografi, valutate le condizioni della vostra lente precedente e pensateci un attimino. Se invece non avete proprio un obiettivo del genere e state cercando un grandangolo zoom, ragazzi, smettetela di cercare, perché la lente che fa per voi, che vi cambierà la vita, ve lo garantisco, è questa. Trovate il nuovo 1635 G Master 2 di casa Sony, disponibile in store e sul nostro sito www.fotoema.it. Per qualsiasi dubbio o informazione aggiuntiva vi invito, come al solito, a contattarci sui nostri canali social o nei commenti, perché ragazzi, rispondo io, ed è vero, sto iniziando a rispondere anche sui social, quindi occhio, occhio. Da Francesco Giardino e Fotoema è tutto, ci vediamo alla prossima recensione. PAM!